lavorava, proprio sotto la scrivania, vicino mentre mangiava, proprio accanto al tavolo, vicino mentre dormiva, proprio a fianco al letto, vicino in macchina, subito dietro, la testa sulla spalla quando me lo lasciava fare. Eravamo grandi amici, fatti uno per l'altro. Ci siamo persi e ancora aspetta, mi ha detto, torno presto. Tutto quel giorno e tutta quella notte l'ho atteso e al mattino ancora non era tornato. Così, quando uno sconosciuto è entrato nel recinto per portarmi da mangiare, mi sono saltato addosso.